Solo il Tiriolo e la Kennedy riescono a dare seguito alla prima vittoria in campionato domenica scorsa e, ribadendo nella seconda i tre punti, riescono a rimanere a 6 punti distaccando le inseguitrici. Ovviamente parliamo della seconda giornata di campionato, quindi tutto ancora è possibile, però sia il Tiriolo, che va a vincere seccamente 5-2 a Cortale, che la Kennedy con un più risicato 2-1 contro il Grifone, riescono quindi ad ottenere questi 3 punti. Dicevamo del Tiriolo, che ha un attaccante, Germinara, che con una tripletta dà probabilmente 3 punti alla squadra in trasferta, e invece la Kennedy deve aspettare l'89esimo con Giglio per ribaltare, dopo che aveva pareggiato Riccio, il gol iniziale di Nisticò per il Grifone. E quindi 2 squadre a punteggio pieno. Seguono invece in classifica a 4 punti l'Excalibur Fronti, che ha pareggiato a Girifalco. A proposito, primo punto per il Girifalco dopo la sconfitta all'ultimo minuto di domenica scorsa proprio a Tiriolo. E l'altra squadra a 4 punti è la Goodfellas di Catanzaro, che vince seccamente nell'anticipo di sabato 4-1 con il San Pietro Apostolo. Pareggio scoppiettante tra Atletico Feroleto e Staletti, un 6-6 di vecchia ricordi, con un susseguirsi di gol, di parate ovviamente, ma anche di ribaltamento di fronte. E alla fine, per farla breve, per non stare a nominare tutti quanti, ricordiamo soltanto la doppietta di Gallo per il Feroleto e la tripletta di Vatrella per lo Staletti, ed il gol finale del pareggio 6-6 di Agosto al 93esimo. Quindi primo punto, quindi secondo punto dicevamo invece per lo Staletti, e invece a questo punto l'Atletico Feroleto che raccoglie il primo punto del campionato. Da segnalare l'ultima cosa, la sconfitta interna del Serra Stretta contro il Maida. Serra Stretta insieme al San Pietro Apostolo a 0 punti ancora in classifica.